Guardiamo bene come sono legate le scarpe di Liliana, perché questo elemento può avere una certa importanza in quello che molti definiscono staging, cioè la messa in scena del quadro in cui verrà poi ritrovata nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Guardiamo bene i lacci, come sono simmetrici sia nella scarpa sinistra che nella scarpa destra. Adesso invece andiamo a guardare le scarpe con cui sarà ritrovata. Scarpe che vengono trovate pulitissime, cosa che ovviamente è insospettito molto perché non si può fare quel percorso senza sporcarle, ma soprattutto da queste scarpe emerge un elemento molto interessante. Guardiamo come è passato il laccio nella sinistra e nella destra. Lei, come un po' tutti, usa passare i lacci allo stesso modo in entrambe le scarpe, ma nelle scarpe del mistero ancora una volta c'è un'anomalia. Il laccio della scarpa sinistra passa di sotto, quello della scarpa destra passa di sopra. Questo dà l'idea che qualcuno dovette rimettere quel laccio, quel qualcuno non era Liliana e sbagliò a rimetterlo o quantomeno non lo mise come lei era abituata a farlo. Adesso seguiranno delle foto con cui potrete vedere molto meglio questo dettaglio.